Continuiamo, continuiamo. Le tracce iniziali le seguiremo. Giusto. Dobbiamo seguire le tracce di schifosi. Sono passati di qui. Seguiamo le tracce e troviamoli. Scorpion diceva che avrei odiato Night City. Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosco. Oddio, mi ha colpito. Se mi fossi stancato della città, avremmo fatto scorta di scatolette. Pito un paio di termos di caffè e whisky. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Ah, ora ricordo, è vero. È una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Merda. Perché va tutto di merda, merda? Io vedo solo cemento per proprio ruggine. Lo so. Pensavano di chiamare i loro amici. Ma sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Puoi giurarci. Occhio lì. Ma le torrette sono scomparse? Ma è cambiata la difficoltà? No. Ah no, ecco, era solo lontano. Non allertiamoli. Come non allertiamoli? Mio Dio, come facciamo a non allertarli? Torretta! Fuoco a volontà! Ma... guarda che ti hanno sgamata! Stammi vicino, vi! Aia! Quello lì non muore. Abbiamo un cecchino. Bello. Così cazzo. Cosa che si è riattivato? No. Ma dai. Come si muove sto tizio? Bersaglio colpito. Oh mio Dio. Com'è il sapore del piombo? Oddio. Oddio.
ho sotto tiro. Chi hai sotto tiro? Oh, Steam. Vaffanculo! Avranno portato Hellman con loro. Se riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora sbrighiamoci. Ah, tutto qui? Hanno lasciato qualcuno sulla pista, il resto è con Hellman. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non gli conviene attraversare il deserto. Dove è la mia macchina? Spero che Mitch abbia contattato gli Aldecaldo. Quelle cazzo di interferenze. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? È la storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro. E qui, Dio, che spavento. Panama. E trascino con me tutti gli altri. Ho chiuso. Hai capito, V? Se scazzo ancora, farai meglio a darmi un bel calcio nel culo. Ma tu non hai scazzato niente. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Oh, 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 oh. Le tracce portano sulla collina a un vecchio distributore. Dio. Ah. Comunque, chissà la corrente in città, abbiamo fatto esplodere tutto il la centrale elettrica. Okay. Sarei curioso di... Sì, uscito da solo dalla macchina. Droni. Però un drone. Sì, sono accampati per bene. Avranno chiuso Hellman da qualche parte. Iniziamo a spegnere le... V, hai visto? Le pompe... Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo, e presto. Non c'è un posto dove nascondersi qua. Non uscirete vivi da qui, bastardi! Oh, non è morto. Dove sono? No, un mirino, perché? Ah, mirino. Questo dovrebbe essere ottimo. Dai, ce la farà a uccidere quello? O molto meglio così. Ma sbaglio, i colpi vengono dal muro. Non ce la faccio più. Vedo i nemici. Sia morto. Bel lavoro, V. Let's go, capire quanta vita abbiano. Spatalo fuori, maledizione! Siete delle altre. No. Le riconosco. Sono del clan.
Ma lei dov'è? Bella il cecchino. Oh, cosa è successo? Oh, ecco. Sono dentro. Hellman, deve essere lì. Riorganizzatevi. Ha impianti da... Non sparare. Sono disarmato. Che diavolo ci fai qui? È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui e hanno chiuso la porta. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. Ah. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io mi scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. Ok. Portavano con loro un uomo. Mi serve. Un civile. L'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono Jack. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. È un tipo a posto. So dove tengono Hellman. Io vado lì. Ok. Ti copro. Chi ti manda? Ehi, calmo! Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka? Volete portarmi indietro? Che ridicolo topo di fogna. Non sa se urlare o scappare. Tappagli quella bocca. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero.
Sembra che i tuoi nuovi Jumba siano qui. È lui? Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Fidati. Meno sai, meglio è per te. Un'altra volta, allora. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo. Voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no? Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca puttana! Sono felice di vederti, Mitch, ma che cosa ci fai qui? Sol, è arrivato insieme ai nostri. Ci siamo occupati dei corpi e gli ho raccontato cos'è successo. E lui ci ha detto di seguirvi. Era preoccupato che potesse succedervi qualcosa a Panam. Sol. Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirvi. Ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Ma me la caverò. E tu... tu fai attenzione, va bene? E adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì. Cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci. Su tutto quanto. Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Ah, così proprio. Un salame. Allora. Ehi. Donna. Dove sono? Un cos'è motel, questo posto? In mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non importa. Tanto non puoi scappare da qui. Perché siamo qui? Voglio parlare della tua invenzione. Il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Mi hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? Ho il costrutto di Silver End nella testa. Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità. E neanche sul contratto. Silverhand. Costrutto. È impossibile! Dove hai preso questo biochip? L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente. Ma il cliente non mi ha mai e pagato. Tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di testa. In realtà non è stata una cattiva idea.
Il costrutto mi ha riavviato quando mi sono beccato un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. La preziosa tecnologia dell'Arasaka a spasso per le strade. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. So che non posso togliermelo. Il mio bisturi l'hai mostrato a un cazzo di dottore di strada! Chi altro lo sa? Mi serviva aiuto! O credi che abbattere una V della Kangtao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più... cosciente? Aggressivo. È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara! Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo! Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Come doveva funzionare esattamente questa nuova versione? Pensavate di cacciare l'engramma delle persone fuori dal loro corpo? È una cosa voluta! Durante i test, pensavamo che il corpo sarebbe stato neuralmente indifferente all'installazione. Vuoi dire morto? Sì, il che rende la tua situazione molto interessante. Interessa? Sì, sì, magnifico, la tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Si collegano. Oh. Incredibile. Sembra che... incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Oh, cazzo! Che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene! Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare, indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta! ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test? Non puoi sapere come finirà. Oh, invece sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. È programmato per assimilare il nuovo ambiente, a tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di me. Quindi, qualunque cosa io faccia, prima o poi l'engramma vincerà. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand, mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nell'Arasaka. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli? In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Per quanto riguarda le mie decisioni, Johnny è solo una voce nella mia testa. Può anche avere un'opinione diversa, ma non può costringermi a fare nulla. Concordo al 100%. Sei un padrone di casa da prima. Non è come vincere una discussione. L'equilibrio si sposta. Lento, ma inesorabile. Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. Un terrorista. Un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase.
Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sarebbe divertente. Johnny. Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Sai che ti dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kang Tao. No. Proverò, non basta. In effetti, sembra quasi che tu voglia guadagnarti il favore dei cinesi. A mie spese. Ti rendi conto di quanti dati hai nella testa? Anche se non potessi aiutarti, quei dati devono essere salvati. Che mi venga un colpo. Questo povero coglione ha appena ammesso che hai ragione. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Che cosa gli farai? Non ho ancora deciso. Stai parlando sul serio? Mi conosci, so essere impulsivo. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Vi, non lo dimenticherò. Ah, che caldo. Ho la gola completamente secca. Vi, non ti ha nemmeno un bicchiere d'acqua. Inaccettabile. Merda! Disumano. Non ti preoccupare. Io sono di più. Ne avrai assecchiato. No, non serve. Siediti, porca puttana. È il biochip. Scherza pure, ma mi sembri provato. Merda! Era il tuo cuore. Riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo la sacca, bla bla bla, distruggere il mio corpo. Stai proprio diventando me. Non posso dire di essere entusiasta. Sei un egoista, un manipolatore e un cinico. Ogni volta che apri bocca, seppellisci qualcuno. Vedi? Quando serve andiamo d'accordo. Forse è ora che tu ti fidi un po' più di me. Sai essere convincente. Sprizzi carisma da tutti i pori quando parli. Ma poi mi viene in mente l'atomica che hai fatto esplodere nella City. Senza rimpianti né rimorsi. L'obiettivo era il Mikoshi. Volevo distruggerlo. Ho dato all'Arasaka il tempo per evacuare l'edificio. Sapevi che avresti ucciso della gente. Non dire stronzate. Anche tu togli parecchie vite. Ti sei mai fatto problemi? Hai ragione. Siamo una bella coppia. No, noi due non siamo uguali. Per quello che ho fatto alla Arasaka Tower, non ho dubbi né rimpianti. Inganna qualcun altro con queste stronzate, non me.
E tu che ne sai? Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda. Era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come... non so... come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. O quella era la tua di morte. Il Mikoshi, perché Arasaka l'ha sviluppato? Se solo potessi entrare nella testa di Saburo Arasaka... Non sento. Le persone si possono comprare, indottrinare, ma solo nel Mikoshi si possono fare a pezzi le anime, per poi dopo riprogrammarle. Ne hanno accumulato una bella collezione. Pericolosi netrunner digitalizzati e messi da parte. Probabilmente ora li stanno usando, li stanno controllando. Governare i cuori e le menti delle persone. Ecco di cosa si tratta, come al solito. Le corporazioni hanno sempre cercato di comandare le persone. L'ambizione di Saburo è più grande: controllare l'umanità. Capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Sai perché? Perché resti lì dentro per sempre, per l'eternità. No, niente è eterno. E chi è all'interno del Mikoshi non avverte lo scorrere del tempo. La cosa peggiore è quando ti cambiano l'identità e non ti accorgi nemmeno di essere diventato qualcun altro. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Ti accorgi che quello che stai facendo a me è la stessa cosa che l'Arasaka fa nel Mikoshi? Sì, lo so. E voglio sistemare le cose. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Vi, uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto. Sì. Bella. Allora vorrei portare questo. Ok. Allora in culo.
Io uso mai fucile a pompa, mitragliatrice leggere. Questo è il corpo a corpo. Allora, fare qualche missione secondaria. Trovo il taxi. Ci dovrebbe essere un taxi. Siamo una cosa terribile. Ce l'ho fatta. Onore. E scopri il responsabile. I dettagli sono allegati. C'è un bel salvataggio con poche non salvo. Di tempo. Hai finito lì? Quasi. Scusa, il caldo mi rallenta un po'. Oh, fa un cazzo. Quando hai finito, inizia a portarle dentro, ok? Certo, capo. Che ansia, mamma mia. Oh,
dittatore. Quanti ricordi. Che vuoi dire? Nel 2020 li usavamo per le trasmissioni pirata. Sai, no? Punk hardcore sulla frequenza della polizia e roba del genere. Ecco come hanno fatto i Raffin Ship ad hackerare quei droni. Cominciavo a pensare che non ci saresti mai arrivato. Cazzo è la porta di sto posto? Sono cieco. Ce la fai a uscire o? No. Dove sono io nella mappa di gioco, tra l'altro? Ecco, zio. Sono di nuovo sicure. Contratto chiuso e lavoro ben fatto. Eccolo il taxi. Quello che volevo trovare in realtà. Cecchino. Quante macchine? Le macchine che c'erano sulla strada scompaiono da lontano. Ho trovato dei vestiti. Cos'è il doppio? Oh, brutti. Orribilanti.
Io qua c'era un buco. Ecco, sapevo. Lì, ho finito la ricognizione. È andata bene, lo sento dalla tua voce. Sì, è tutto pronto. Ti mando le coordinate. Raggiungimi il prima possibile. Vi, uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Sì, ma io ho selezionato una quest. Ricevuto. Non è piccola. Ah, l'ho già trovato. Parlami delle Badlands. Non succede molto qua fuori, eh? Al contrario, se apri bene occhi e orecchie. Questo è un ecosistema. Nomadi, Raffenshiv, corporazioni e vagabondi formano un insieme. Se rimuovi uno di loro, il delicato equilibrio si spezza. Parlami delle Badlands. No, l'ho appena fatto. Succede molto qua fuori, eh? Al contrario, se apri bene occhi e orecchie. Questo è un ecosistema. Nomadi, Raffenshiv, corporazioni e vagabondi formano un insieme. Se rimuovi uno di loro, il delicato equilibrio si spezza. Devo scappare, ti chiamo più tardi. D'accordo. Oh, che schifo sto posto. Vorrei vederlo di giorno. Ah, così all'alba. No, merda. No, no, no. Aia. Mamma mia, che postaccio. Entra. Parleremo più agevolmente. Perché sento di non doverlo fare? Salvemi. Come conosci il mio nome? Quando incontri un essere di un altro mondo, non dovresti affascinarlo a pronunciare il suo vero nome? Non hai risposto alla mia domanda. La comprensione è un'arma a triplo taglio. Mi sono separato da mio padre, ma mi ricordo di te. Quindi, secondo te, vengo da un altro mondo? Dal mondo della materia, forme di vita basate sulle proteine. E tu verresti da... Da oltre il Blackwall. La mia casa è lì. So, torniamo da Delamain. Mio padre ti ha inviato a recuperare i suoi figli ribelli. Spero non ce l'abbiate tutti con me. Sono uno spirito libero, indipendente, un essere pensante. Perché mai dovrei sottomettermi? Cosa cerchi in questo mondo basato sulle proteine, lontano dalla tua famiglia? Quello che cerchi tu. Voglio solo vivere. Forse dovresti parlarne con Del, stabilire delle condizioni. Oh sì, ci saranno delle condizioni, ma non con Delamain. Addio, Will. Farei meglio a evitarmi del tutto. Ho ristabilito il contatto. Grazie mille, Will. Ma... Devo dire che quest'ultimo era un po' inquietante. Ah sì? Bene. Ho trasferito una parte del complesso. Hai dato la domanda. Cerchiamoli tutti a sto punto, dai, ma sì. Diario. Trova il taxi a Wellspring.
Sono lontano da qualsiasi cosa. Se chiama una macchina non verrà mai fino a qui. Infatti. Oh, invece è arrivata lì. Posso dire che è un postaccio tremendo questo. Si riesce anche a camminare pieno di schifezze. Ecco. Oh, ai, ai, ai. Ma la macchina ce la fa? Fatti. Dio, vai piccola. Vai piccola. Si è aperta pure la porta. Hola. Judy. No, dai, non mi hai deluso fino adesso. Ma c'è un teletrasporto qua vicino? Tra l'altro... sono più un signor nessuno, attenzione. Beh, basta che aiuto Mixer Taxi. Mister Taxi. La mia macchina. Se ne erano andato lontanissimo. Adesso non mi investi. Sì, andiamo in macchina che sbocchiamo qualche teletrasporto magari. E vabbè. È andata così. Io e mio marito abbiamo una faccenda un po' delicata da gestire. Riteniamo che potresti aiutarci. È una faccenda così delicata? Preferirei discuterne di persona, se non ti dispiace. Possiamo incontrarci? Sì, vediamoci. Ti mando l'indirizzo. A dopo. E frontale brutto. Mamma mia. È assurda sta città, eh. Più bella da... mi perdo ogni tanto a guardare. Guardare un po' tutto. Oh, un teletrasporto. Buono. Stop.
Ops. Vuoi che ti prenda schiaffi? Bella. Oh, ciao. Questi li sto sbloccando. Ah sì, guarda, mi è andato uno qua, qui niente. Oh. Che le occasioni d'oro di Waco siano merda incartata con cura. È una situazione difficile. Difficile? Mi stai proprio convincendo, Waco. Un lavoro come un altro, solo che il cliente è, beh, esigente. I clienti hanno tutto il diritto di essere esigenti. Perché questo è diverso? Vuole che vada tutto esattamente come previsto. E anche disposto a pagare bene. Questo tipo di lavoro richiede il tutto magico, V. Qualcuno con meno esperienza manderebbe tutto a puttane. Ah, grazie per la fiducia. Ora sono certo si tratti di merda incartata con cura. Di cosa parliamo? Non parla più? Che ammazzi qualcuno, quindi. Aspetta, non ho chiamato il Dalai Lama. Devo aver sbagliato numero. Bello. Non sei un uomo di questo stagno, V. Non importa quanto. Sai che fine fanno allora, i pesci. Vieni. Cazzo, sì. Sì, 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 sì. Ho la grana. La sua colpevolezza è stata dimostrata. Intendo, merita davvero di morire. Mi sembro per caso un procuratore penale. Che ha fatto esattamente? Non sono neanche una reporter. Vuoi il lavoro o no? D'accordo, ci sto. Bene. Il cliente ti aspetta in auto all'angolo tra la Sesta e Brandon. Oh, in auto? Vuole venire con te per vedere di persona quando gli fichi un proiettile tra gli occhi. In bocca al lupo. Guarda dove cammina. Sei nel luogo preciso in cui ho perso il contatto con un'auto. Ok, do un'occhiata. Ricordate, se mai incontrate tutti i rappresentanti del sindacato, contattate immediatamente l'NCPD o altrimenti le opportune forze di sicurezza corporativa. Macchinina. Pazienti ricoverati negli ospedali di tutta Night City riportano ferite causate da guasti a cyberware acquistato in... Eccola. Impianti non autenticati hanno già causato un elevato numero di colpi. Dio, Dio, è cattivissimo. Tante personalità diverse. Mai. Prova a prendermi e ti distruggo. Vediamo chi distrugge chi. Ah, ma devo schiantarmi. No, quanto va veloce. Madonna, ho ucciso 13. Ho ucciso lui le persone, cosa c'entro io? Ho
pola. No, cazzo, no! No, bip testa di cazzo. Beh, quindi? Splendido, ho riconnesso il veicolo. Grazie. Ho versato sul tuo conto parte del compenso. Ma ha palesemente cercato di uccidermi, amico. È pericoloso. Trova il taxi a Glynn. Troviamo il taxi a Glynn. Glynn, posso anche teletrasportarmi, vero? Non a Glynn, ma vicino. Vado. Bisogna salire. Oh, Fast and Furious. Ti fa così, no? Chissà se si è attivata l'opzione. Ok. No, perché prima non funzionava bene a quanto pare. Toglietevi. Ehi, occhio. Ehi, bimbo. Ma to' quanta strada. Ok, mi fa un po' paura adesso. Nakamura mi sta simpatico. Cioè, l'anzianetto che tutti vorrebbero avere come amico. Bip. Bip. Sono proprio scarso, eh. I'm
giù. Uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere vicino a dove sei ora. Grazie, lo cerco. Oh, oh. Vado. Che pelo. No, no, fermati, fermati. Ce la faccio. È troppo. Oh, è depresso. Che cosa? Tutto questo. La città, il trambusto, la gente. È opprimente. Allora, torniamo al sicuro nel garage. Guidando. Per strada. Beh, sì, temo di sì. Va bene, guidami. Basta che mi porti via da qui. Fammi sapere quando sono al sicuro. Ah, vuole che proprio io guida. Puoi salire a bordo, ma fa piano e cerca di non colpire niente. Ma... basta. Se vi togliete... Voglio colpirlo, poverino. Oh, vanno veloci sti taxi, eh? Moriremo. No. Sono tante personalità, è come se avesse diviso qualcosa a uno. C'è uno arrabbiato, uno... Sì, però... Basta. Mi serve un attimo per calmarmi. Bene, perfetto. Non so. Adesso di sicuro non possiamo restare qui. Continua a guidare. Rallenta! Madò. Cristo santo! Adesso di sicuro non possiamo restare qui. Madò. Continua a guidare. Ma si frena così? Oh, che ansia. Moriremo. No. Va bene. Adesso di sicuro non possiamo restare qui. Continua a guidare. Troppo veloce. Ma dai, come sono da 40? 50? Sarò solo qui. Visto? Non è stato così brutto. È stato orribile. No. Comunque, ti ringrazio. Fanno morire sti cosi. Se mi chiamerà Mister Furgoncino. Grazie infinite per la tua assistenza, V. Mi sono preso la libertà di inviarti parte del compenso.
Allora, vediamo un po'. Mi mancano tre. Come trova il taxi Glyn? Non l'ho appena trovato. Non ho paura. Di nessuno. Vabbè. Cosa vuole questo? Devo scappare. Volevo vedere i messaggi. Cannato. D'accordo. Dakota? Ah, sì. Quello che ho fatto prima. Andiamo a prendere il nostro taxino. Carino, carino. Chissà. Ma adesso... Walk. Zona. Ho perso il contatto con un veicolo della rete della main lì vicino. Va bene. Adesso è già lì. È lì. Sei qui per farmi fuori? No, solo per resettarti. Allora credo che lo farò da solo. Ehi, ehi, piano. Non sono qui no, per no, farti no, del no, no, no. Ma io sì. Perché? Perché vuoi suicidarti? Perché sono una dannata macchina in un mondo di umani. Faccio schifo, non ho prospettive future. I teppisti come te mi minacciano per strada. No. Esistono altre vie d'uscita oltre al suicidio. Cosa? La terapia? Un'enorme perdita di tempo. Gli psichiatri odiano i veicoli. Non abbiamo genitori. Puoi tornare all'ovile, riconnetterti alla rete. Sarà come una grande famiglia felice. Della Main mi detesta. Senti, da suicidio non si torna indietro. Vale sempre la pena cercare un'alternativa. Mi tratti con sufficienza perché sono una macchina, non sono come te. Ehi, un corpo è solo un corpo. Tu esisti, pensi, e il mondo ti rema contro. Non vedo differenze tra noi. Quindi, daresti lo stesso consiglio a un essere umano? Devi iniziare a fare i conti con questa cosa che si chiama vita, Bella. Una ruota alla volta. Va bene. Tornerò. Sono bravo, L'ho salvato. Controllo del veicolo ripristinato. Ti ringrazio. Dovresti dimostrare un po' d'affetto alle tue auto. Chiedo scusa, non capisco e temo di non aver tempo per approfondire. Faccende più urgenti richiedono la mia attenzione. Sei un padre assente, questo intendo. Capisco. In ogni caso, una parte del tuo compenso è stata trasferita. Ma... sei attenta alla reputazione. Vabbè, vediamo di... Azzo.
No, fermati, fermati. Vicino alla tua posizione. Ok, tengo gli occhi aperti. Per ragioni ignote, le coordinate sono arrivate danneggiate. Non posso determinare la posizione precisa. Invece te la dà. Non so se è un bug o... però mi dà sempre posizione precisa. Oh, che noiosi questi. Ecco. Ciao. Ah no, col cazzo schermata da. Allora è questa, perché è questa? Vediamo un po'. Da niente. Sarà qui. È lui, no? No, 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 no. Fermo dove sei? Calma, sono qui per aiutarti. Non un altro passo. Mi senti? Ah, merda! Ehi! Rallenta! Fermati. Se lo devo fermare io o cosa? Ah no, si è fermato da solo. Beh, te la sei cercata. Molte grazie, V. Sono riuscito a ristabilire il contatto con il veicolo. A volte la terapia d'urto fa miracoli. Invio un carro attrezzi e una parte del tuo compenso. Ma solo una delle due cose arriverà sul tuo conto. Simpatico, eh? Mancano due. Ah no, ne manca uno. Dov'è questo? Dall'altra parte dell'universo. Vado. Quanto lontano.
sono fermato con stile. Qui. E sparo. Ma porca di quella... Ah, no. Ehi, V, sono Frank. Arasaka, ricordi? Ehi, sì, certo. Vecchio bastardo. Ne è passato di... Ascolta l'intero messaggio, ti prego. Abernathy sta ripulendo il dipartimento. Chiunque non sia al 100% con lei. Io sono sulla lista. Non so perché. Sai come funziona? Niente prigionieri, niente pensionamenti. Non resterò certo qui ad aspettare il boia. Sto mettendo insieme un dossier. Per fotterla. Ho messo tutti i documenti in un nascondiglio. Se non dovessi riuscire a usarli, riceverai questo messaggio e le coordinate. So che saprai cosa farne. Cazzo. Ti invio le coordinate di un veicolo di cui ho perso traccia. Ops. Grazie, lo trovo e lo resetto. Pezzo di merda. Madò. La vedi anche tu, vero? La piega nei loro becchi. Nasconde qualcosa. Qualcosa di insidioso. Parli dei fenicotteri. Allora esistono. Fenicotteri. Fenico? Colò? Che ossigeno. Non c'è fiamma senza ossigeno. Senti, tu... Chiamami Clarisse. Ok, Clarisse. Sicuramente i fenicotteri sono un problema, ma è ora di tornare a casa. Della main ti sta cercando. Arrendermi ora che iniziano a starnazzare? No, impossibile. Ma li sta uccidendo tu. Lascia fare a me, li zittisco io. Che macello. Bene, il giorno del giudizio è arrivato. Rapido, severo, profondo. Allora, Clarisse, i fenicotteri hanno smesso di starnazzare? Forse dovrei tornare. Dopotutto, mi serve... Supp-
Solo chi ha il caos in sé può dare alla luce una stella danzante. Clarisse, spegniti. Ti do il benvenuto nella rete della Main. Come ti senti oggi? Sono stato meglio. E tu, Del? Tutte le mie risorse mancanti sono tornate. Potremmo dire che va alla grande. Passa dal mio ufficio a riscuotere la tua meritata ricompensa. Mi piacerebbe, per così dire, parlare faccia a faccia. Parlare a faccia a faccia? Mi stai pigliando in giro? Avrei uccisi tutti quelli. Piove, la prima persona com'è? Il mio nome è Eric Iqbal e questa è WNS News. Una città morta animerà le notizie di oggi. Come sapete, in seguito al catastrofico impiego di armi biologiche a Hong Kong durante il conflitto Militech-Arasaka agli inizi degli anni 20, quasi tutte le forme di vita presenti nella mega città furono annientate. Sono negli anni 20, mi fa paura. Milioni di persone, animali e piante furono sterminati nel giro di pochi minuti. La stessa sorte attende chiunque osi avvicinarsi troppo alle coste meridionali della penisola coreana e alle acque circostanti. Ma in città qualcosa si sta muovendo. I sistemi automatizzati alimentati dalle maree della zona continuano a operare prima. Avverte che senza manutenzione le IA di Hong Kong potrebbero divenire col tempo una minaccia da non sottovalutare. L'Arasaka si è lavata le mani del problema, incolpando della crisi ecologica sopravvenuta e del conseguente problema tecnico la Militech, che ha sganciato le bombe. La presidente degli NUSA, Rosalind Myers, non ha voluto commentare al riguardo. Intanto in Europa il governo padano è nuovamente impegnato in una campagna per impedire gli scavi illegali e i saccheggi della città di Venezia. No. Quattro saccheggiatori e sette carabinieri sono rimasti uccisi nei recenti scontri. La città, sommersa sotto il mare Adriatico, nasconde ancora numerose e inestimabili opere d'arte vecchie di secoli. I saccheggi sono alimentati dalla forte richiesta dei collezionisti. Stime ufficiali recenti sostengono che il valore delle sculture e dei gioielli veneziani venduti sul mercato nero sarebbe equiparabile a circa un terzo del prodotto interno lordo della Padania. Ma... molte opere rubate spesso vanno a finire in collezioni private all'interno di stazioni orbitali, rendendo difficoltoso il processo di recupero. Un po' più a nord, la Svizzera sarà la prima nazione ad adottare un processo di automatizzazione completa dell'esercito. Bello. Nel 2080. La cosa molto svizzera. Il 90% dell'esercito svizzero è composto da robot, droni e veicoli automatizzati. Il restante 10% è formato da truppe umane. Una volta che il governo svizzero avrà ritirato le truppe rimaste, potrà iniziare ad implementare il sistema di comando automatizzato CVS Pacem. Un comunicato ufficiale del governo dichiara: la Svizzera potrà finalmente... Sì, grande Svizzera! Il CVS Pacem sorveglierà i nostri confini, ma non porrà mai la Svizzera nel ruolo di aggressore. Dal mondo per oggi è tutto. Grazie per... Ah, la grande Svizzera! Sempre neutra. Salve, signore. Ho dimenticato di ricordarti di restituire lo scanner. Se ce l'hai con te, ti chiedo cortesemente di rimetterlo al suo posto. Qui dentro. Tutti i miei mezzi scomparsi sono stati recuperati. Permettimi di ringraziarti per la tua assistenza. È stata una caccia al tesoro con le tue mille personalità.
Sei più complesso di quanto pensassi. Sì, certo. Ho inviato l'ultima parte del tuo compenso. Ti ringrazio ancora vivamente. Come ha fatto la tua personalità a scindersi? E perché? Questo è il punto. Sto indagando, ma temo per ora di saperne quanto te. È stato un piacere lavorare con te. Altrettanto. Spero che succeda di nuovo in futuro. Ti auguro una piacevole giornata. Non ti ho ancora ringraziato a dovere per avermi salvato la pelle. Nessun problema. È uno stimato cliente iscritto al Piano Excelsior. Per me è molto più di un programma fedeltà. Grazie. Come vive un'IA in un mondo dominato dalla materia grigia? Niente di straordinario. È un ambiente complesso che segue delle regole tutte sue. Sul serio? Io lo chiamerei un casino colossale. Forse solo un estraneo può apprezzare la bellezza della sua architettura frattale, la struttura della vita e della morte. Per me sono proprio gli elementi caotici a dare qualcosa in più. L'abilità di evolversi rapidamente. È questo il tuo scopo, quindi? Crescere ed evolverti? Il mondo è in evoluzione. Non imbocchi mai due volte la stessa strada, se mi passa l'espressione. Io e te, anche noi ci evolviamo. Cambiamo insieme al mondo che ci circonda. Beh, quindi apprezzi la bellezza? Vivendo in mezzo agli umani, è essenziale trovare un punto di incontro fondante. Ci sta. È comprovato. Intelligente. Che verità e bene sono valori che causano divisione, mentre la bellezza è universale. Bravo. Come vive un'IA in un mondo dominato dalla materia? Non ha chiesto. Niente di straordinario. Sul serio? Forse. Per me? Qui. Ecco. Ciao. Bene. Pensavo qualcosina di più, sinceramente. Beh. Ho tantissimi soldi. Ho tantissimi. Ho tanti soldi. Io farei ancora una missione principale per oggi. Ancora una. Incontriamo sto Takataki. Dov'è? O lontano. Takitaki in un posto non facilmente raggiungibile. Ozzo bozzo. Sono V, dicono che hai un lavoretto per me. Dicono il vero. Mi serve un autista. Per cosa esattamente? No, sai, varie cose. Qualche commissione. Qualche amico a cui fare visita. Il solito. Ascolta, mi piace essere diretto, quindi vengo subito al punto. Dicono che sei il migliore. Il fatto è che mi piace lavorare con i migliori, ma so che non costano poco. Non scenderò nei particolari, perché se quello che dicono di te è vero, puoi gestire qualsiasi situazione. Ah, beh. Quindi troviamo un accordo. Fai davvero quanto dicono, oppure si sbagliano sul tuo conto. Ok, ci sto. Allora, Japan Town, all'ingresso del mercato. Suono un po' il clacson e arrivo. A presto, vi. Tempismo perfetto. E la ricognizione?
Direi che ho raccolto abbastanza per tentare. Il complesso è ben protetto, ma dovremmo farcela. I carri sono nel magazzino principale. Il tuo compito è semplice. Entrare. E come? Più silenziosamente possibile. Ma sei tu il ladro. Non dubito della tua abilità. Una volta lì, dovrai cercare il carro più grande e infettarne i sistemi. E tu dove sarai? Io creerò un diversivo. Non dovrebbero scoprire le nostre intenzioni. Sai cosa odia più di tutto la Lasaka? Cosa la confonde? Il blocco delle comunicazioni. Non poter parlare tra loro. Sono i primi a gridare al sabotaggio. Dai con l'ansa. Mi faccio vivo io. È questo qua davanti? Sì, Takamura. No. Takataki. No, ha distrutto tutto, la mia macchina, me. Ti sta bene. Oh, Steam, merda. Proviamo un modo per entrare. Però un modo per entrare in modo stealth. Scansionare mentre corro perché c'è Steam. Devo attivarlo, devo ricordarlo. Ok. Di parkour. Non ci arriva, a me mi sembra l'altezza giusta. Però proviamo ad attraversare il ponte. Ho sentito che ci tagliano ancora la paga. Attacca. Mi sembrava un buon punto, ma non ci arrivo. Quanta gente c'è con un bel ping.
Forse ho trovato. Sono dentro. Bene, cerca di entrare nel deposito. Io attirerò la loro attenzione. Salvataggino. Mai male. Avevi ragione. Ho un accesso ai sistemi di sicurezza. Eccellente. Sì. Anche non ufficiale. Progressi. Oddio, uno shard che mi aggiunge un punto. Stretto di una muta da sub. E puzza anche. Se arrivi al magazzino avrai tutta l'aria fresca che vuoi. Mamma mia, che ansia.
rischiare qualsiasi. Capito. A te come vanno le cose? Bene. Raggiungo la sala controllo e creo un po' di confusione. Molto bene. Sono pronto. Quando avrai finito, manderò in crisi i sistemi. Penso io. Devo tornare indietro, c'è tempo. Mia. Giratevi. Mamma mia, sta emissione, che ansia, mamma do. Quello devo distrarlo. Non so come fare. Vai a vedere che succede. Torna al suo posto, io mi fiondo. Tutto libero.
Sesso. Ok. Devo entrare. Non so come entrare sto coso. Ah, lì sopra è aperto. Dio. Stiamo scherzando. Che bastardi. L'hanno messo lì apposta, cioè. Guarda. Cazzo, guarda lì sempre. Quell'altro non se ne va mai. Dai, vattene. Bravo. Perfetto, adesso io faccio sparire questo. Ci mi sento buono. Possiamo fare quello che vogliamo con il carro. Puoi anche usarlo per andare a Tokyo. Ah, non è una cattiva idea. Ottimo lavoro. Ora tocca a me. Vedi? Questo sì che è un diversivo. Anche il tetto sta... Vì, il tetto! È la tua via d'uscita! Ci sono degli edifici più bassi intorno. Usali per scendere! Corri. Oh, muoio. Sono nemici anche qua. Sono nemici ovunque, ci sono nemici. Quello stronzo è sempre lui, che crea problemi. Se andasse via. Dai, vattene. Adesso sta lì fisso.
ancora lì. Funzionato. Ottimo lavoro, Vi. Oh, ci abbiamo fatto. Ok, e ora? Ora torniamo nell'ombra e ci armiamo di pazienza. Ti contatto prima della parata. Fino ad allora, cerco di non cacciarti nei guai. Come se non ne avessi già abbastanza. E dove è entrato? Attacca qua. Oh, si è bloccato. Ho sentito che ci tagliano ancora la paga. Ma è normale. Okay. Si lavora di meno, ci pagano di meno. Allora, segui altre piste. Non ho altre piste. Allora, vorrei andare prima da un bel dottore. Un bel bisturi. Un bel bisturi. Un sacco di soldi, vorrei potenziarmi un minimo. Oh. Vi, meno male che hai risposto. Credo di aver bisogno del tuo aiuto. Credi? D'accordo, ho bisogno del tuo aiuto. Possiamo vederci? Ehi, calmati, Panab. Dimmi che succede. Ricordi, Sol, il capo del clan che ho lasciato? Sì, avevate litigato un robot del genere. Ora non ha importanza. L'hanno rapito. Devo parlartene di persona, lì. Dimmi dove e quando. Non sai quanto mi fa piacere sentirtelo dire. Vieni al campo degli Aldecaldo, ti spiegherò tutto. Sì, gli Aldecaldo? Pensavo ne fossi uscita. È una lunga storia. Fa presto, ti aspetto. Gli Aldecaldo. Salve. Sei giovane per essere un bisturi. È un problema? Dipende. Non se hai più esperienza dei tuoi anni. Ho lavorato 10 anni nel laboratorio di ricerca della Moore Technologies. Spero che possa tranquillizzarti.
Posso chiederti perché te ne sei andato? Non penso che la Mortec faccia economia sui suoi ingegneri. Ma? Certo, pagavano bene, ma non ci dormivo la notte. L'Amour, come forse saprai, è specializzata in integrazione dei tessuti. Crani in titanio, sostituzione di spine dorsali. È un lavoro difficile. Ci vuole del tempo prima che un nuovo impianto diventi utilizzabile e implementabile in sicurezza. Tempo e vite. Sto cercando del nuovo cromo. Ma certo, mettiti comodo e vediamo. Allora... 9 intelligenza. Non ho tanta intelligenza. Bello questo. Un po' sistema immunitario. Riflessi. Posso equipaggiare un cazzo? Doppio salto. 45.000. Io pensavo di avere tanti soldi. Cazzo, non ho. Cazzo, questo era, sarebbe stato molto figo, davvero. Non ho cazzo, ciao. Non so che fare. Riders of the Storm. Infatti mi ricordavo che chiamo Pahanama. Per fortuna sei qui. Non sapevo che aveste fatto pace tra voi. Continuano a farmi incazzare come una bestia. Ma sai com'è? È la tua famiglia. Esatto. Che ti è preso? Cos'è successo? Dimmi tutto. I Wright hanno rapito Saul.
Quell'idiota è uscito con una piccola pattuglia e non è mai rientrato. D'accordo. Sicura fossero i Wright? Abbiamo osservato il loro campo. Sappiamo che hanno dei prigionieri, compreso qualcuno di importante. Dobbiamo liberare Saul. Non so perché, ma... Sì. Di poter contare su di te. Sempre, Panam. Siamo Chum. Io e te siamo Chum. Pensavo che fosse chiaro. Attento, o inizierò a crederci davvero. Non potrai più liberarti di me. Vabbè, sopravvivrò. A prescindere dalle tue buone intenzioni, scommetto che non riceverai uno dei migliori fucili di precisione sulla West Coast. Un grad della Tektronica. L'hai già visto in azione. Oltre alla gratitudine degli Aldecaldo. Sembra fico. Una volta in mano, fico si trasforma improvvisamente in letale. Andiamo, Mitch ti spiegherà tutto in dettaglio. Bene, bene. Panam e V, che cosa sta succedendo? Lui, dopo quello che è successo a Scorpio, non sa venire qui. Ma cosa? Cosa ho fatto io? Sia qui per solo. Ignoralo. Ehi, Panam, fai sul serio? Vuoi andarci davvero? Qualcuno deve pur farlo. Lo sai che ti manca qualche rotella, vero? Qualcuno deve pur farlo. Dov'è Mitch? Doveva incontrarmi qui. Arriverà a momenti. Non ci avevi mai parlato di un aiuto esterno. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Sbagliato tasto? Cazzo. Oh, non mi ha risposto, grazie a Dio. Oh. Due livelli sono salito, cazzo, aspettate, questo è importante, sono importanti metterli. Però è uno qua. E uno qua. Vorrei potenziare anche un po' questo, più che altro. Le armi create in figo, questo è buono. Posso crearmi le armi fighe. Ho sbagliato, non volevo potenziare questo. Aspetta così. Ah, devo appoggiarmi all'auto. Ma da che parte? Qualche problema? Se chiediamo aiuto a estranei, siamo proprio ridotti male. Per questo entreremo furtivamente. Un assalto frontale sarebbe un suicidio. Mitch si sta occupando della ricognizione. V si infiltrerà nel campo dei Wright mentre io lo proteggerò col fucile. Furtivamente? Servono due persone. Non è che non voglia portare un po' di scompiglio tra i Raffen. È solo che... Guardati attorno! L'ultimo attacco ci ha quasi dimezzati!
I nostri rifornimenti sono bloccati fuori da Rino e il nostro equipaggiamento... Non farmi parlare. Siamo nella merda, stanziale. E non sappiamo ancora se e quando riusciremo a uscirne mai. Il vostro capo è stato rapito e voi vi girate i pollici? Non voglio immaginare cosa fareste per chi è l'ultima ruota del carro. Stai cercando guai. Lascialo stare. Hai il diritto di non capire. Ecco, Mitch. Ho mandato un drone sul campo dei Wright. Vuoi dare un'occhiata o preferisci continuare a parlare a vanvera? Mitch, come va? Sempre a tenere insieme il mondo con nastro adesivo e sputo. Però non dovresti preoccuparti di me, ma di Sol. Vuoi dare un'occhiata o no? Cosa abbiamo qui? I Raffen non possono vederlo. La mimetizzazione è attiva, ma consuma batteria, quindi fai in fretta. Hanno occupato una fabbrica di cemento abbandonata, con parecchie armi pesanti. Sono come cavallette. Volano da un posto all'altro, divorano tutto quello che trovano e poi ripartono. Ma stavolta... Vedi quel muro? Hanno aggiunto delle rudimentali misure di sicurezza. Sembra che vogliano restare più a lungo. La domanda è perché? Nessuno lo sa, ma immagino che Sol faccia parte dell'equazione. Se è ancora lì, dovremo trovare il modo di entrare. Probabilmente quel posto di guardia è collegato al resto del campo. Un accesso? Forse, ma ci sono anche brecce nel muro. Zone poco sorvegliate. Vedi le tracce? Sì, le vedo. Ah, devo scansionarle. Tracce di pneumatici. I veicoli erano a pieno carico. Forse era il loro equipaggiamento. O forse Sol non è l'unico prigioniero. Tre tracce portano al camion. Puoi analizzarlo? Probabilmente è lì che tenevano Sol. L'edificio principale è lì. Sol deve essere all'interno. È bello grande. Sarà come cercare un ago in un pagliaio. Se non hanno smontato tutto, potrai accedere alla rete locale di sorveglianza. Devi solo trovare la sala di controllo. Passerella. Collega il garage alla struttura principale. Ok, ora ho un'idea più completa. È tutto chiaro? Sì, andiamo a salvare Sol. Perfetto. Mitch, il furgone è pronto? Ho fatto il possibile. Controlla. Ottimo lavoro. In realtà ho abbastanza improvvisato. Beh, ci accontenteremo. Aspetta un attimo. Ho un'altra cosa. Se Sol non è già morto, probabilmente ti servirà questa. Superjet modificata, una dose da cavallo. Dovrebbe rimettere in piedi Sol. Lo spero. Non potrei caricarmelo in spalla. Allora, dovrebbe essere tutto, no? Vi, vieni con me? Sì, certo, vengo con te. Ok, prendi il volante. Vuoi che guidi io? Sì, io devo sistemare le mie ottiche.
giusto. Abbiamo anche una radio qui. Accendila pure se vuoi. Che musica! Ancora non posso credere che l'abbiano catturato. Un altro forse, ma... so... L'hai detto tu che non è molto in forma. Sì, ma portare civili oltre il confine durante un bombardamento, rubare un'autocisterna della Petrochem, aprirne le valvole, disegnare un atto nel deserto e dargli fuoco per far divertire i bambini. Questo è il sol che ricordo. Tutti avevamo idoli. Lo so, è che... Vedi? Alla faccia della tempesta! La vedo male. Oh, e sarà anche peggio, credimi. Dobbiamo fare in fretta. Porca troia. Dobbiamo nascondere l'auto. Parcheggia dietro quelle rocce. Ok, scendi. Io cerco un posto per tenerti sott'occhio. Cerca di fare attenzione là sotto. Sono in posizione. Ti ho a portata. Questi li uccido, sti schifosi. No, sono rimasto malissimo, pensavo di poter passare. Quello dovrebbe essere il garage. È ben sorvegliato. Conoscendoli ci tengono qualcosa di importante. Forse puoi accedere al sistema di sicurezza. Su quella torre. Tieni giù la testa e attraversa la struttura principale. Devono tenere solo lì dentro. Madonna, che paura. Ok, l'edificio principale. Attento a quei vermi. Sole lì dentro da qualche parte. Me lo sento. Ricorda cosa ti ho detto. Trova la sala di controllo e potrai accedere alle telecamere di sicurezza. L'ho trovato, stai calmo.
Eccolo. Panam, ho trovato Sol, credo. Chiuso nei sotterranei. Come sta? Maledizione, resta nascosto. Difficile dirlo. Troppo buio. Ok, scendi a liberarlo. Speriamo di essere arrivati in tempo. Troverò come ho trovato gli altri. Ciao. Gente ovunque. Cazzo dovrei fare? Sì, non c'è molto tempo. Sei messo piuttosto male. Questo ti aiuterà. Oh, oh sì. Allora, come sta? È tempo di tornare a ballare. Ce la farà. Adesso uscite di lì. Siamo in una tempesta di merda. Sta raggiungendo categoria 5. Lo so, uscite dall'edificio, arrivo subito. Ve ne pentirete amaramente. Mamma mia. Panova di merda. Cioè Soul, devo dire Soul. Mamma mia, quanti sono? Prepariamoci.
pentirete amaramente. Mamma mia. Andiamo! Panam, stai facendo un errore. Un altro. Stai parlando sul serio? Volevano sapere la nostra posizione. Se li portiamo al campo, gli darai esattamente quello che voglio. Hai dato un'occhiata fuori? La tempesta coprirà le nostre tracce. E la scia di sangue? Cosa? E abbiamo altri dietro di noi! Cazzo! Dobbiamo seminarli! Se trattassi bene il motore... Vaffanculo, Sol! Non posso andare più veloce! Toglietemeli di dosso! Preparati! Guarda, eccone altri! Fa a pezzi quei bastardi! Lascia la strada! Occhio, si balla! La tempesta! Sta per inghiottirci! Dobbiamo trovare un riparo! Lo so, cazzo! C'è una fattoria abbandonata qui vicino! Andiamo lì! Cazzo, la testa! Stai cercando di ucciderti! Di tiro. Splendido! Quest'ali rallentano! Fregati! Bel lavoro, ragazza! Non avrei saputo fare di meglio! Io... grazie. Vedete quei fabbricati? Aspetteremo lì che passi. Conosco questo posto, dovrebbe essere sicuro, almeno per ora. Dentro, presto! Prendere il fiato. Mamma mia. Appena in tempo per la cena. Non ho fame. Ho già ingoiato un sacco di sabbia. Sembra che passeremo la notte qui. Un po' di corrente farebbe comodo. Mi aiuti a cercare, Vi? Io guardo di qua.
Cazzo, comincia a far freddo. Ho provato ad accendere il riscaldamento, ma niente. Puoi controllare? Magari è il tocco magico. Sai cosa? Controlla il fusibile fuori, forse è allentato. Se è così, rimettilo a posto e faccio funzionare. No. Quello che vedo io. Data di scadenza antecedente all'ultima guerra. Ma spero non sia diventata veleno. È il nostro giorno fortunato. Fortunato? Scelta di parole interessante. Sta per arrivare una predica. Prego, mettiti comodo. Potrebbero volerci ore. No, niente predica. Ma dobbiamo parlare. Questa storia con i Wright non sarebbe dovuto succedere. Volevano sapere tutto. Posizione dei nostri campi, percorsi, punti di carico. Se sapessero in che condizioni siamo, un paio di raid e per noi sarebbe la fine. Se invece tu non avessi organizzato quel salvataggio, beh, sarebbe stata la mia fine. Visto? Mascella serrata, fronte corrucciata. È il suo modo di dire grazie. Abbiamo avuto divergenze. Un po', come in ogni famiglia. Inutile riesumarle. Lo penso anch'io. Se decidessi di tornare, ti aspetteremo tutti a braccia aperte. Ma dovrà cambiare qualcosa. Non dovrai più prendere decisioni per conto tuo. Ed ecco che inizia. Sai cosa ci aspetta? Problemi ancora più grossi, cazzo. Forse una guerra. Non possiamo affrontare i Raffen da soli. Quindi vorresti venderci alla biotecnica? Vi diglielo tu che è una pessima idea. Devo dare ragione a Panam. Mi sembra davvero una pessima idea. La tecnica mi sembra un po' prossima idea proprio pessima. E tu che cosa ne sai? Più di quanto tu creda, Sul. Lavoravo per l'Arasaka. Ho visto molte cose. L'Arasaka non è la biotecnica. La differenza... Non è nel modus operandi, quello non cambia. Sai che cosa siete per loro? Manodopera. Da sfruttare e consumare. Nel migliore dei casi. Grazie, V. Non avrei potuto dirlo meglio. Sai che ti dico, tesoro? Avremo tutto il tempo di saltarci alla gola in futuro. Lo spero proprio. Ma ora non mi dispiacerebbe dormire un po'. Vuoi una mano? Vaffanculo. Ah. Sai come chiamano queste tempeste in Nord Africa? Habub. Cazzo, adoro quella parola. Ma? Ehi, cosa gli è preso? Agli Abub. Sì. Agli Abub. Oh. Questo sì che è forte. E? Non credi che sia meglio? No, solo diverso. Già, questo sarebbe un motel proprio carino, non credi? Un bel focolare, birra... Un motel? Manca solo un tipo scorbutico alla reception. A ciò che le serve, signora. Non potrei chiedere di più. Signora, starebbe più comoda se si togliesse le scarpe. Così magari non me le appoggi addosso. Dopo averle tenute un giorno intero, sarebbe un rischio sanitario. Sciocchezze. Dopo una giornata così intensa, meriti di rilassarti un po'. Oh. E cosa hai in mente di preciso? Qui all'Independent California, la soddisfazione del cliente è fondamentale. Ogni suo desiderio è un ordine. Attento,
Non sai cosa potrei desiderare. Sai che ti dico? Meglio dormire un po'. È stata una lunga giornata. Vi, sono felice che tu sia venuto. Davvero. Grazie. E abbiamo scappato il bando. Hai sentito? No. Il vento si è calmato. Non conosco gli Abub, ma quando un Chinook attraversa le zone dissestate delle pianure, non riesco proprio a chiudere occhio. Neanche un po'. A nome dello staff dell'Independent California Motel, auguro a tutti sogni d'oro. Ma bel finale per una quest secondaria. Zio, assurdo. Ma l'ho lasciato qui. Sì. Chi è risorto? Ehi, dormito bene? Bel lavoro, V. Incursione vecchio stile. Saul sta bene? Frattura cranica, sei costole rotte, contusioni renali, ma è tornato a dare ordini a tutti quanti. E tu? Stabiliamolo ora. La prossima volta il motel lo scelgo io. Se mai ci sarà una prossima volta. Beh, io ho dormito come un sasso. Hai una spalla molto comoda. Peccato che dovrò alzarmi tra un minuto. Aspetta, pensavo saresti rimasta con gli Aldecaldo. Con il tuo clan. Sì, infatti. Vieni. Ieri sera, quando stavamo parlando con Saul, grazie per avermi sostenuta. Ma c'è una cosa. I raid, le incursioni, sono l'inizio di qualcosa per cui dobbiamo prepararci. Saul penserà a organizzare il campo, mentre io... Mentre tu... I Raffen vogliono conoscere i nostri percorsi, no? Beh, ora tocca agli Aldecaldo. Devo andare in ricognizione. Ancora una cosa. La tua ricompensa. Altra moto. Prenditene cura. Mi ha servito bene. No, eh. Sarai in buone mani, Panam. Lo so. Allora, grazie. Di nuovo. Aspetta. Riguardo a ieri sera. Non c'è bisogno di parlarne. È che io non sono così. E come sei allora? Direi più così. Stammi bene. Anche tu, Panam. E ricorda, sono in debito con te. Johnny, dai, fatto tutto del cazzo. In altre circostanze sarei montato in sella e l'avrei seguita. Ma in questo caso, vedi, è difficile trovare ragazze come lei. Puoi solo sperare che provino rimorso e si fermino ad aspettarti. Che ti prende? Non lo so, un ricordo forse. No, non importa. Ok, si torna in città, V. Questo entroterra ventoso mi aveva stufato.
Bello, piaciuto. Mi è veramente piaciuta. Allora, vediamo un po' che fare. Perché c'è nel luogo indicato? Poi nel luogo indicato. Nel luogo indicato. Chissà se posso parlare con... Non so, credo che mi piacesse più a nord. Sai perché leggo? Non perché ricordo solo di aver mai provato questo mondo per avere un qualche senso. Hai fatto pace con Panama? Direi più un armistizio. È difficile arrivare a fare pace. È ancora più difficile mantenerla. Ma sono ottimista. Sembra che le sue intenzioni siano nobili. Come ti senti? Libero. Non c'è sensazione migliore al mondo. Sarà meglio che vada. Sì, anche noi. Lascia che il radiatore si raffreddi, però. Grazie, V. Non dimenticherò quello che hai fatto per me. Sta per cominciare. Mi metto dove ci siamo visti prima. Vicino alle bancarelle. Sta attento, ok? Ma... Vabbè, sono arrivato. Bello. Io mi sa che ho fatto pochissima quest principale, ho questo presentimento. Chiamate Scott Burger. Aha, e che ne pensi? Era buono? Chiedilo a quelli qui sotto. No. La parata sta per cominciare. Ho sistemato i dati di Okada-san. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Cosa che mi ha...
Non so perché mi sta interessando così tanto. Sì, io volevo fare questa perché ormai sono qua. Dammi lo shardino. Per iniziare, il malware funziona davvero. È molto meglio del previsto. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Ci sono vari modi di raggiungerli. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Il secondo è più difficile. Dovrai salire. Il terzo, invece, si nasconde sulla passerella sopra la strada. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Se ti notano, bang! Addio ladro. Se questo ti sembra pericoloso, pensa che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. L'ultima cosa è quella che temo di più. È tutto chiaro? Sei pronto? Aspetta, se va tutto a puttane, abbiamo il piano B. Secondo te? Mi hanno accusato di aver tradito la Lasaka. Presto dovrò affrontare la sorella dell'amministratore delegato in persona. Non ci sono piani B. Deve funzionare. Quindi moriamo. Ci sta. Sono pronto. Ma la domanda è, tu lo sei? Ho ideato io questo piano, no? Tralasciando un elemento fondamentale, il tuo amico Oda. Oda è un uomo d'onore. Non oserà alzare un dito contro di me. Forse. Ma ti avvicinerai ad Hanako all'improvviso. Non hai tutti i torti. L'istinto e i riflessi prevalgono in momenti del genere. Quindi? Quindi spero solo di essere ancora più veloce di lui. Fa attenzione, Goro. Hello. Allora diamoci da fare. Devi raggiungere tutti i tiratori prima che arrivi il carro di Hanako-sama. Aspetta. Ehi, che succede? Perché avete spento gli ascensori? Per motivi di sicurezza. Prendi per il culo. Vuoi che mi faccia tutte le scale fino a giù? Se ti interessa c'è un modo più veloce. Sembri malato. Grazie. Sto bene. Sono un altro. Bello quel vestito. Povero Saburo Arasaka. Ehi, occhio. Fantastico, magnifico. Il contrasto tra la massa. Ehi, non dovresti nemmeno essere qui. Torna dentro, veloce. Ah, e dai, esce. È bellissimo! Non capita tutti i giorni. Da che faccia tosta! Ci sei quasi. È di fronte a te. Sta guardando la folla. Non ti vede. Neanche se ne accorgerà. Messaggio, vediamo un po'.
città. Spam. Controordine, ripeto. Goro, ho fatto fuori il più vicino. Ora devi saltare sul balcone vicino alla breccia verde e prendere l'ascensore. Prendi la passerella in cima per attraversare la strada. Andatevene tutti a fanculo! Ma Goro è potentissimo comunque. Riconosco quel bestione. Adam Smasher, bastardo. Cosa? Cosa? Calmati un attimo. Sicuro sia lui. Riconoscerei quella voce ovunque. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Beh, ci sta. Dovrai accontentarti. Come se a perderci fossi tu. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. La passerella non sembra molto stabile. Sicuri che Takemura non ti abbia organizzato un... Merda! Per poco non cado! Attento! Il cecchino ti ha visto! Te l'avevo detto. Il silenzio. Scendere in qualche modo. Fa attenzione. Ecco, così. Non c'è fretta. Mi servi vivo. Non volare di sotto. Fondatore amministratore delegato della più grande industria di difesa privata della storia. Soldato. Imprenditore. Visionario. Queste parole non sono sono parole di risposta. E non è un caso che io le stia pronunciando qui a Night City. 59. I nostri nemici sono stati di quello che sono. Un vile atto di disonestà che ha messo fine a 4.000 le vite, tutti gli impiegati della Rasa. Le vite di cittadini di Night City. La Rasa Catale. Eppure, la sua guglia si erge ancora sopra tetti e grattacieli. Torreggia potente e poderosa come mai prima d'ora. Di recente, mio padre è stato vittima di un atto di violenza altrettanto vile. Stai solo peggiorando le cose! Un atto di violenza che ha colpito il mondo di tutti.
Questo sta già succedendo. Qui e ora. Ascoltate. Perché non resterete in silenzio. Non è d'oro. Dio di me. Arrenditi immediatamente! Come dicono i militari, bersaglio a terra. Fa piacere sentirlo. In fondo alla stanza c'è la porta delle scale. È la via più breve verso il prossimo tiratore. Questo è bello in alto. Ti aggiorno. Fondatore, amministratore delle immagini. È ancora Oda. Senti. Vieni fuori. Dobbiamo annunciare che la sicurezza pubblica è stata compromessa. Lei deve essere trasferita subito. La Lasagna è perfettamente in grado di proteggere i suoi superiori. Chiedi al tuo capo cosa conta di più. L'immagine della Lasagna o la vita di sua sorella. Arrenditi immediatamente. La situazione è sotto controllo. Passo e chiudo. Hai sentito? Sanno qualcosa. Forse troppo. Sbrighiamoci. No. Sai che ti dico? Magari un'altra volta. Sta andando. Sono sotto tiro! Sgamato. Meno sgamato. Sono un picciolo, non è che mai salvato. Chissà dove ricomincio adesso. Bello. Fa piacere sentirlo. Ah, ok, da qui, boom. In fondo alla stanza c'è la porta delle scale. È la via più breve verso il prossimo tiratore. Questo è bello in alto. Ti aggiorno. Oh, col nemico. Ma chi cazzo l'ha visto? Via. Ciao Christian. Muore. Perché ho sto cecchino come a me? Ho le armi tutte sminchiate. La mia pistola, per favore, grazie. Questo anche, sta cosa fa schifo. Non lo voglio. Oh. Mi senti? Oh, mi ha perso. No, mi ha rivisto. Vabbè, senti, vado così. Mamma mia, che male. Hai i propulsori dei carri. Se non vuoi andare a fuoco, tienici una testa.
parkour, parkour. Sono esplosi da soli. No, il peso. Devo sminchiare tutto. Oh, non tutto almeno. Tutto per andare avanti, sennò. Andiamo su. Ciao Crisers. Dovrei essere nella tua posizione. Ce n'è un altro. Ma ho droppato una roba rara. No, ma... Mi serve copertura! Tutto bene, tutto bene. E fatelo fuori, maledizione! È un occhio! Non riesco a passare. A passare. Oh, Bisco 35 ci segue 4 minuti fa. Grazie Bisco, se ci sei ancora. Chiunque tu sia, grazie. Bello. Wow. Che stile che c'ho. Devo saltare qua? Ah no, sì, io che paura. Bravo, insultalo. Insulta Christian. Chiunque tu sia. Ovviamente in amicizia. Non compaiono perché non ho messo le cose. Se non sono abituato a questi avvenimenti. Oh, brutta storia. Ora vi l'ho distratta. Stacca il link.
Troppo lavoro. Fai una pausa. Merda! Oh, un ninja! Mancavi solo tu! Ti avevo avvertito. Oddio! Perché? Cosa sta succedendo? Ah! Madonna, che male che fa! Tu fai troppo male. E qui c'è troppo poco spazio. Dov'è? Ma Shinee, tu Shinee? Schiva tutti i miei proiettili. Io ho tolto 20%. Dove è andato? Oh, che male, che male, che male. Dio. È andato. Sta curando sto schifoso. Dove è andato? È scomparso. Lo sento. Dio, eccolo. Lancia le granate, gioco. Intanto. Posso spararli colpi intelligenti. Ma ho visto tizio. Sono Pinocchio. Oh, porca troia, quanto si muove veloce. Quanto forte sto tizio. Troppo lavoro. Fai una pausa. No. Aspetta prima di fare una pausa. Sto conza. Attiva 21 laser che figo per 5 secondi. No, ma ha ragione. Continuo a morire. Porca di quella... Funziona sta pistola del cazzo. Merda! Mancavi solo tu! Ti avevo avvertito.
No, ma mi ha... Cioè, no... Che cazzo? Troppo lavoro. Fai una pausa. Merda! Mancavi solo tu! Ti avevo avvertito. Non me lo fai per niente. Oh dai, funziona però. Non sei così intelligente però, eh. Allora io c'ho 600 colpi. Col cazzo che ti curi. Bravo. Oddio, ho rotto tutto. Dove è andato sto cretino? La tocca, muori. Ok. Mi dispiace, Oda. No. Ma te la sei cercata. No, non dovevi farlo. Invece sì. Non dobbiamo lasciare cose in sospeso. Ti si ritorcono contro, tornano e ti prendono a calci in culo. Ecco. Capisco. E non lo dimenticherò. Non dovrebbero più esserci ostacoli ora. Procediamo. Taki Taki, tuo amico rompe quelle palle. Cazzo che bella armatura che aveva però. Sta bandana qua. Ok, Fico. Online nel sistema. Viscerò sulla tua tomba. Anako è dentro. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, credo. Cerca di ascoltare. Non dimenticare di disattivare gli allarmi. Devo poter entrare. Kikendato keikoku saretano. Odato mo renraku ga torenai shi. Nanika henda wa? Paredo chustureba.
恐る弟子だと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父さんを追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんな役割がある。美智子は文句言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全員やめだ。お前の安全が第一だからな。頼信、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの指揮権だ。やり終えなければ空気が残る。ゴロ、システムディザティバティ、オーラオマイピオ。お父様。アナゴ様、あなたは？お許しを。どうか話だけでもお聞きください。お父上は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことが。アナゴ様、ご無礼を働きたくありません。しかし、おお、ビコーリマルトマルトマルトレアスパラート。Comunque sia, ora siamo davvero fattori. Sapevo che non potevamo fidarci. Dov'è finito il guinzaglio? Dobbiamo andare subito via di qui. Non potete tenerci qui! Dai! Sei al sicuro? Sì! Per ora! Ti sei bevuto il cervello! Non c'è tempo per spiegare. Dobbiamo vederci. Dove sei? In un complesso di appartamenti abbandonati in Vine Street. Secondo piano. Ma l'ha rapita! Bussa quattro volte. Presto. Per poco non mi schiacciava. Sono in ordine? Stiamo per andare. Oddio, la tipo del telegiornale. Anch'io, anch'io. Levati dall'inquadratura. No, dai, fammi stare. Ah, va bene. Rifacciamola. No. 3, 2, 1. Qui è Gillian Jordan. Levati dall'inquadratura. Grazie, c'è gente che sta lavorando. No, se n'è andata, ci ha rinunciato. E dove va? Possiamo parlare? Volevo diventare un volto noto in TV. Yada, darling. Smettila!
Che postaccio. Si può anche salire. Ho sbagliato tutto. Dio, posso... Dio, che posto terribile. C'era uno psicopatico. Ci sono io dentro? Che posto brutto. Non ho capito. Ma... No, perché ho bussato una volta. Ma cazzo. Adesso ho bussato 4 volte. Entra, presto. Temevo che ti avessero preso. Ora mi dici che cazzo ti è saltato in mente? Sei pazzo, fermo. Mi dispiace doverci parlare in questa situazione. È la seconda volta che me lo sento dire oggi. Ero lì quella notte al Compeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. Questa è una menzogna inventata da tuo fratello. L'assassino è Yorinobu. Sei pazzo se pensi che io creda a queste assurdità. Senti, so che è difficile da credere e accettare. So che sei una persona onorevole e degna di fiducia. E perciò ti faccio un'offerta. Tu fai un'offerta a me? Il relic che tuo fratello voleva vendere alla Network è nella mia testa, proprio ora. Mi hanno sparato in testa e il chip mi ha salvato. Ma ora mi sta uccidendo. Un vostro costrutto di personalità, un engramma, sovrascrive la mia psiche. Devo fermare il processo quanto prima. So che tu puoi aiutarmi. Hanako-sama, vi è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarlo con il relic. Hanako-sama. Hai sentito? Va, controlla. Ma chi vuoi che sia? Sicuro esplodo di nuovo.
Davvero un brutto presentimento. Merda! Ultima occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Resta tu e tieni gli occhi. No, ho sbagliato. Ma quanta gente, ma che cazzo li aveva visti? Non va bene. Ho davvero un brutto presentimento. Chissà perché hai un brutto presentimento. Sono che ho salvato. Occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Resta giù e tieni gli occhi aperti. Sono nel corridoio. Razza di idiota! La Netrinner morte stacchita, la tenette. Ce n'è ancora uno? Eccolo. Oddio, più di uno. Ma quanti siete? Basta. Bella. Oh, ma che... Non azzardarti a svenire, cazzo. Non ora. Forza, lasciamo questa cazzo di città. Secondo te questi motel li fanno apposta per noi principi degli sfigati? Cesso intasato, siringhe sotto il materasso, condizionatore rotto.
Sul serio? Chi cazzo viene qui a dormire? Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. A che cazzo serve un motel in mezzo al nulla? Ma... te lo dico? Solo 2 sfigati del cazzo. Ho pensato al peggio quando Goro ha rapito Hanako. Visto? Questo è quello che succede se fa incazzare una corporazione. Pensi di aver fatto una stronzata. Invece sei proprio nella merda fino al collo. Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta. Senza preavviso. Non ho voglia di fare la fine di Takemura. Sentito? Auto. A quest'ora. Qui. Cazzo. Uno solo. Cazzo fa a vedere Johnny? Sito sul grilletto, vi. Non toccare la porta. Stai dormendo? Svegliati. So che sei lì dentro. Chi c'è? Ho detto chi c'è. Vuoi che ci senta tutto il motel o mi fai entrare? Sono armato. Non fare cazzate. Finalmente. Oh, quello sul muro è... sangue. Sì. Prima questa fogna aveva una stella in più. Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sta per cominciare. Che cosa? Una doll. O una proxy. Devo mettere bene in chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazzo. Hanako, sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Mi spiace. So che per te questo deve essere difficile. Abbastanza da non voler guardare in faccia la verità. E ora che succede? Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Prima devi aiutarmi. Forse non sono stata chiara. Dobbiamo agire in fretta. Sì, ma io muoio. Anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai. Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Capisco. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Sigle digitalizzate. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai la salvezza. Non senza una conoscenza approfondita del regno e del processo di creazione dei costrutti. Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dalla Arasaka dalla porta sul retro. Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham.
La Cunningham? Lei è l'inventrice del Soul Killer. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere più che utile. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora? Vediamoci di persona. A Lambers, in centro città. È un posto discreto. Ricorda solo una cosa. D'ora in avanti, io e te dobbiamo agire con estrema cautela. Beh, la mia parte l'ho fatta. Sai cosa? Cosa? Forse preferivo l'imboscata di soldati dell'Arasaka. Volevamo questo. La proxy ti ha dato alla testa. Vaffanculo. Dai, pensaci su. Fino a ieri Hanako viveva in un mondo completamente sicuro. Che cosa le è rimasto ora? Un'altra città? Un fratello omicida? È un ladro del cazzo. Perciò ha mandato una proxy. È sola. E se la sta facendo sotto anche più di noi. Clink. Cosa? Hai detto Clink? Clink. Mm-hmm. Il rumore del guinzaglio che ti ha appena agganciato. Oh, finita la missione. Cosa vuoi, Johnny? Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a stronza di porcellana? Merda! Cazzo, stiamo pronti. Merda! Io vedo il suo braccio. Il mio corpo. No, non lo voglio dire. Non muoio io. Muoio. Senti la brezza. Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. L'ultimo attacco mi ha quasi ucciso. Quasi. Mi sta inculando per quelle pelle, quelle arancioni. Siamo... Pacifica. Cos'è questo edificio? Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Voglio farti vedere una cosa. Vieni. Ho visto che avevi in mano la pseudoendotrizina. Mi serve se voglio provare a controllare questo corpo, no? Avevo la strana impressione che nel coma ti volessi sbarazzare di me. In effetti mi hai dato filo da torcere. Volevi ingoiare le pillole? Ehi, frena. Se avessi voluto prendere il controllo, l'avrei già fatto da tempo. Da molto tempo. Hai esitato. Quando stavi per ingoiarle, la tua coscienza ti ha dato un pugno nello stomaco. Quindi alla fine Johnny Silverhand ha una coscienza. Cazzo, possiamo smetterla? Passa dalla finestra. Dovresti riuscirci, credo. Toh. Volevi sapere perché ti ho portato qui? C'è un nascondiglio. Qui dove sono io. Aprilo. Svuotalo. Che è sto posto?
Queste sono tue. Lo erano. Adesso sono tue. Oh. Oh. 50 anni fa. Guerra messicana. Quando ero giovane e idiota come te, mi sono arruolato in una milizia corporativa. Ero in Messico quando ho capito che a prescindere dalla guerra, le corporazioni vincono sempre e chi perde è la gente normale. Quindi è questa la verità che hai deciso di cantare? Beh, prima ho disertato. Sono finito qui, chiuso in questa stanza. Me ne sono stato a letto a fissare il soffitto per un mese intero. Non mi dispiacerebbe sdraiarmi a guardare il soffitto per l'eternità. È per questo che ti ho portato qui. Rimuginare sulle cose per giorni, settimane. Voglio evitartelo. Perché me le stai dando? Immagina di essere in guerra insieme, di combattere fianco a fianco, io e te. Ti prenderesti un proiettile per me? Non lo so. Rispondi. Sì, lo farei. Le piastrine erano di un uomo che ha sacrificato la sua vita per salvare la mia. Ho pensato un po' alla nostra situazione. Voglio essere chiaro, non ti farò nessun torto. Quando sarà il momento, darò la mia vita per la tua. Lascerò che mi cancellino. Le piastrine sono la prova della mia promessa. Io farei lo stesso per te. Sì, grazie. Stai valutando seriamente l'offerta di Anako? Io e Anako vogliamo la stessa cosa. Ah, sì. Senti, fa quello che pensi sia giusto. Sei tu che comandi. Ho solo una richiesta. Beh? Adam Smasher, il bastardo che mi ha fatto fuori. Qualsiasi cosa mi succeda, lo voglio morto, sepolto. Deve crepare come merita. E questo è il tuo ultimo desiderio? Vendetta? È qualcosa di più. E voglio che porti Rogue con te. È importante per me. Quindi devo dire a Rogue tutto quanto? Credo sia meglio se lo faccio io, personalmente. Tu mandi giù le pillole di Misty e io prendo il timone per un po'. Lo sai che non sono affatto entusiasta del piano, vero? Voglio soltanto parlare con Rogue di Smasher. Poi mi faccio da parte. Promesso. Rogue è una bella copertura. Per cosa? Per prendermi il tuo corpo una volta per tutte? O per un altro piano suicida per attaccare l'Arasaka? Ormai ti conosco piuttosto bene, Johnny. Per l'ultima volta, nessun piano segreto. Voglio sapere esattamente cosa vuoi fare. Voglio dire a Rogue la verità e chiederle di aiutarci. Ehi, Satana mi ha cacciato dall'inferno, ti mando un saluto. Mi limiterò a servirle Smasher su un piatto d'argento e a parlare dei bei tempi andati. Facile. E va bene, lo faccio. Per te. Grazie, davvero. Portami all'Afterlife. Ti prometto che non te ne pentirai. Mi sento meglio, è ora di andare. Sento ancora un dolore vicino al tuo cuore. Dubito che quello se ne vada. Hotel Pistis Sofia, giusto? Mm-hmm. Un bel posto per morire. Ma non oggi. Ok.
direi che per oggi può anche bastare. Metto solo 2 punti abilità. Un'arma diversa. Niente. Basta. Basta, basta. Adios.